Ciao a tutti voi da Rosy, benvenuti a questo nuovo appuntamento con la nostra vetrina dell'auto. Oggi con un appuntamento davvero speciale. Perché? Perché parliamo di auto classiche in compagnia di Garage Soderini. Mi raccomando, vedrete delle occasioni davvero interessantissime, davvero belle, saranno solo una piccola parte, tante altre le trovate direttamente lì oppure sul loro sito. Accanto a me, accanto, insomma, abbiamo lasciato un po' di spazio per lasciare spazio alle vetture. Brava. Daniele Murgia, vai. Bentornati a voi carissimi telespettatori a queste nostre trasmissioni. Io sono orgogliosissimo di essere di nuovo poter entrare a casa vostra attraverso la televisione e portarvi queste meravigliose autovetture classiche di Auto Soderini, ma sono altrettanto orgoglioso di essere di fianco a Rosy che con me ha iniziato questa famosa avventura delle auto moltissimi anni fa. Tanti anni fa, infatti, di queste per vetture. Auto classiche, chi meglio di noi due poteva essere in video? Allora abbiamo Garage Soderini, una realtà storica della città di Milano. Siamo in via Soderini al numero 25, veramente un paradiso per chi ama le autovetture classiche. È un'azienda che ha puntato sulle auto classiche ultimamente e sta veramente facendo un ottimo lavoro. Le autovetture che andrete a vedere sono quasi sempre completamente ricondizionate, sono autovetture perfette in tutto e per tutto. Vi daremo una bella carrellata adesso di prodotto. Potete contattare il Garage Soderini, loro preferiscono ricevere su appuntamento perché chiaramente si tratta di vetture estremamente particolari, dalla mattina alle 8.30 fino alle 18, dal lunedì al venerdì. Io direi di partire subito perché non voglio farvi perdere nessuna di queste grandi occasioni con una classica, la classica delle classiche, una Jaguar E-Type. Parliamo di una flat floor roadster, per cui siamo prima serie, addirittura a fondo piatto, un'auto introvabile, ci sono pochissimi esemplari, certificata Jaguar Classic, completamente restaurata, motore cambio addirittura nuovo, e sostituito, mi scrivono nella mia scheda, ogni bullone, infatti rientra nell'heritage Jaguar. Iscritta all'ASI, vetture di grande interesse. Per darvi giusto un'idea di prezzi, una stima d'asta del 2015 di una vettura di questo genere è stata fatta intorno ai 380.000 dollari, per cui insomma delle cifre veramente importanti. Qua parliamo di una vettura del dicembre del 1961, assolutamente da non... Ha un anno in meno di me, pensa, abbiamo quasi la stessa età. Ha un anno in meno di te, ma tu sei molto più giovane. Oh, grazie. Mi porta benissimo la nostra Rosy. Anche la Jaguar, te lo assicuro, perché l'ho vista personalmente, splendida. Rimaniamo nella Grande Inghilterra. Aston Martin V12 Vanquish Coupé, vettura del 2002. Questa è veramente come nuova. Ecco, questa veramente mi piace, classica come me, elegante come me, mi sentirei molto James Bond. Auto in perfette condizioni, anzi eccellenti, pelle totale blu, cambio sequenziale, cerchi da 19, vettura che ha percorso 34.000 km con il tagliando, l'ultimo tagliando fatto a 34, di sicuro interesse storico. Andiamo avanti. Ecco, qua passiamo, Rosy, a una carrellata di vetture piccoline. Tu mi hai detto, parliamo di queste vetture perché le ho viste, sono veramente interessanti. Stiamo parlando di 500, chiaramente parliamo di 500 del 1971, 500L, una bella gialla, un'altra del 68 e anche la 126 Personal, un'altra del 68. Queste autovetture stanno riscoprendo una seconda giovinezza, perché sull'onda di quella che è stato successo della nuova 500, spesso gli appassionati vogliono riportarsi a casa la vettura della loro giovinezza. Sono, mi ricorda quando ero veramente bambino. Bambino, sì, sono veramente molto molto belle, come potete vedere da queste immagini. Esatto. Andiamo avanti adesso con un classico americano, una Jeep CJ7 4009 8 cilindri. Parliamo di un'autovettura del 1979. Immacolata, bellissima, anche questa è una vettura in perfette condizioni, restaurata. Qua c'è un elenco di tutto quello che è stato fatto, signori, che non lo sto a dire, se no finiscono i 12 minuti. Vi posso dire soltanto che è un 4009 di cilindrata, 3 marce, iscritta al registro storico, è l'autovettura dei sogni di moltissimi giovani degli anni 80 come me. Quanti anni mi sono tirato indietro? Moto, faccio finta di non aver sentito. Mi piacciono le moto come piacciono a me, signori, qua abbiamo tre moto particolarmente interessanti. Ducati 851 Superbike Desmo, in perfette condizioni, del 1990, una splendida MV Augusta F4 750 SPR, è la numero 9 di 300 esemplari prodotti, non devo dirvi altro. Da immatricolare. Telefonate ai numeri che vedete in sovraimpressione, mandate una mail a info@garagesoderini.com, insomma prendete contatto perché questa è assolutamente da non perdere. E chiudo le tre moto che abbiamo a disposizione con una Triumph
Silent Scout del 1937, perfettamente restaurata, anche questa molto 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 rara. Se siete appassionati di moto e volete un qualcosa di particolare, di classico, Garage Delini ce l'ha per assolutamente voi. 1937, non è un errore, pensa, ed è tenuta veramente benissimo, un gioiello. Davvero un gioiellino da vedere. Una moto che ha fatto la seconda guerra mondiale, per cui insomma pensate un po'. Adesso torniamo in casa Italia per presentarvi quella che è l'eccellenza chiaramente di casa Italia. Parliamo di Ferrari e nello specifico una 208 GTB. Tenete conto, signori, io dico a volte delle cose, ma so che dall'altra parte del teleschermo ci sono degli intenditori, per cui dico delle cose a volte superflue, ma vogliamo allargare la passione delle auto classiche anche a chi non è appassionato. Solo 161 esemplari prodotti di questa 208 GTB, fra l'altro in colore nero, che è estremamente raro, solo due proprietari, iscritta all'ASI, manuale italiano o book service, come lo volete chiamare, disponibile. Questa è una delle autovetture che si possono considerare un bene di investimento. È un'autovettura che verrà proposta a un prezzo che vi dà la possibilità sicuramente nel prossimo periodo, anche abbastanza breve, di veder capitalizzare il vostro investimento e magari guadagnare dei bei soldi, perché parliamo di una vettura che per il nome e per il numero degli esemplari prodotti ha le caratteristiche, le carte in regola per aumentare sicuramente di prezzo. Rimaniamo sempre a casa Ferrari con una 246 Dino GTS, questa chiaramente in colore rosso Ferrari, parliamo di una cabrio, un'autovettura del 1973 completamente restaurata, certificata Ferrari Classic, in perfette condizioni, con l'intorno in pelle Daytona e con tutta la documentazione disponibile del restauro. Anche questa è un'autovettura imperdibile. Bentley, vogliamo passare dalla sportività all'eleganza, abbiamo una Bentley 8S1 del 1958, bicolore nero e grigio, pelle totale rossa, veramente spettacolare, in perfette condizioni anche questa, le cromature sono assolutamente impeccabili, la meccanica è stata revisionata e iscritta anche lei all'ASI. Ho letto un'autovettura veramente per fare... Signore, è una figura da regina, su una macchina del genere. Splendida, assolutamente. Mi permetti di fare una piccola parentesi su una vettura familiare, anche se... Familiale, ecco, perché è una DS e non è la classica break, è proprio il suo nome è questo, Familiale. Una vettura rarissima, è stata prodotta in pochissimi esemplari ed è una vettura addirittura 8 posti, come state vedendo appunto dalle immagini. Siete abituati a vedere la DS squalo classica? Squalo, sì. Sì, infatti, conoscete tutti lo squalo. Questo è il muso dello squalo, però poi come vedete per cui, è a rarità, questa è assolutamente introvabile. Assolutamente. Andiamo avanti con un'altra autovettura inglese, sempre molto difficile da trovare. Questa è una Mini Cooper Cabrio, speciale LAM. LAM è la carrozzeria che ha fatto questo tipo di allestimento, è del 1995, ha percorso 40.000 km e chiaramente la documentazione fotografica di originalità e anche l'allestitore ufficiale che ne ha dato certificazione. Vettura con cerchi da 12 pollici, è un'autovettura che veramente ci fa tornare indietro di... Sentire 12 pollici è qualcosa di... Esatto. Ora siamo abituati ai 18, ai 19, si vede, il 12 è splendida questa vettura, nera, veramente molto molto bella, molto particolare. Adesso portiamo i nostri telespettatori in Svezia, in questa vettura cui la nostra Rosy si è assolutamente innamorata, perché nonostante sia un'autovettura del 1980, ha un equipaggiamento full option che per i tempi era veramente fantascienza. Assolutamente. Stiamo parlando di una Volvo 262 Coupé, 2007 V6 Bertone, carrozzata Bertone, cambio automatico. La particolarità di questa Volvo è chiaramente che è una coupé, per cui è due porte, è una vettura in argento metallizzato, pari al nuovo. Vi posso dire che di questa carrozzeria, la carrozzeria Bertone, di questo prodotto in particolare, due porte, ha fatto soltanto 6.622 vetture. Trovarne una di queste condizioni, in questo stato di generale, è veramente difficile, per cui non esitate a chiamare i numeri che vedete in sovraimpressione, fissatevi un appuntamento e i titolari della Garage Sodenini saranno a vostra disposizione e farvi innamorare come hanno fatto con Rosa. Lancia Betta Coupé 2000 del 1976, solo 37.000 km percorsi, restaurata totalmente, iscritta al registro storico, chilometri totali reali, targhe originali. Andiamo avanti. Questa è una macchina estremamente particolare che a me ha subito colpito. Volkswagen 181 Pescaccia, prima serie. Stiamo parlando di un'autovettura del 1970 con solo 3.000 km percorsi. Un'autovettura con
carrozzerie perfette in questo splendido colore arancione, ma soprattutto con la capote come nuova. Assolutamente da vedere, motore nuovo. MG TD Cabriolet del 1952 con 37.000 km, anche questa è scritta all'ASI, questo è il massimo dell'eleganza, verde inglese folle, British Racing Green con la capota beige, il massimo dell'eleganza. Anche questa mi sentirei pensa, un po' James Bond. Sull'autostrada, fatti vedere a Saint-Tropez. Volkswagen Maggiolino, 1.2 6V, la tipo 1 modello 113, per cui il Maggiolino classico del 1963, interni originali conservati, radio dell'epoca, targa oro ASI 6V, bellissima, color beige con l'interno in stoffo beige. E chi non ha mai sognato una barchetta? Io per primo, eccola qua, Fiat Barchetta 1.8 16 valvole del 1995, rossa, con cambio manuale, due proprietari, cerchi in lega perfetta. E una bella Mercedes 380 SL Roadster per andare in giro per Cannes e per la Costa Azzurra, non la vogliamo? Eccola qua, 1981. Anche nera. Questa molto rara perché è europea, normalmente arrivavano dall'America, questa invece è europea ed è questa sai? La sua e rarità. Questa è la differenza. Ah, ho studiato. Automatica, nera, totale, pelle totale beige. Allora, cosa voglio dire per chiudere? Garage Soderini non è soltanto queste vetture che abbiamo presentato, certo, ma è veramente una grande esposizione a vostra disposizione, la possibilità eventualmente di valutare le vostre auto classiche se desiderate, possono anche fare rimessaggio, perché mi dicevano che fanno anche rimessaggio, comunque è veramente la mecca per l'appassionato dell'auto classica. In via Soderini al 25 vi aspettano dal lunedì al venerdì, sempre dalle 8.30 alle 18 su appuntamento, per mostrarvi e farvi vedere e toccare con mano questi sogni su quattro ruote. Io direi che è venuto il momento Rosy di salutarci. Assolutamente di salutare, sì, lasciamo queste vetture emozionanti, invitando ad andare personalmente per emozionarvi anche voi. Anche voi. Grazie. Vi aspettiamo numerosi, a presto. Ciao.